Ciao a tutti cari amici, benvenuti dal vostro Andrea al Matematico in questa nuova lezione di matematica dedicata alle proprietà delle potenze. In questa lezione vedremo due esercizi e vedremo anche diversi modi per poterli svolgere, ma prima come sempre vi invito a visitare il sito andrealmatematico.it con tanti corsi per matematica e per economia. Corsi di matematica partono dalle basi fino ai livelli più avanzati, i corsi per l'economia sono di matematica finanziaria, finanza e statistica. Chiusa parentesi, riconcentriamoci sulle nostre proprietà delle potenze. Come vedete, nella prima espressione abbiamo 2 alla terza tutto alla quinta, quindi tra parentesi elevato alla quinta, diviso 2 alla terza tutto alla quarta. Certamente si tratta di una divisione di potenze che hanno la stessa base. Ora notiamo anche che 2 alla terza tutto alla quinta altro non è che una potenza di potenza, e quando abbiamo una potenza di potenza andiamo a moltiplicare gli esponenti. Quindi sicuramente un modo per poter risolvere questo esercizio è il seguente. Quindi andiamo a riportare 2, che sarebbe la base comune, quindi ci occupiamo della prima parte di questo calcolo e andiamo a moltiplicare tra di loro gli esponenti. Quindi 3 per 5, ovviamente, che farà 15. Poi diviso, stesso ragionamento, 2 alla terza tutta la quarta. Quindi riportiamo la base comune 2 e andiamo a moltiplicare 3 per 4. 3 per 4 che fa 12. A questo punto vediamo che abbiamo una divisione tra 2 alla 15 e 2 alla 12, quindi è una divisione di potenze con la stessa base, quindi riportiamo la base comune e andiamo a fare una sottrazione degli esponenti, quindi 15 meno 12. 15 meno 12 ovviamente fa 3, quindi avremo un 2 alla terza che è 2 per 2 per 2, ricordiamo che 2 per 2 fa 4, per 2 fa 8, quindi abbiamo 8 come risultato. Come avremmo potuto vedere anche questo testo in maniera, diciamo, un pochino più diciamo diversa da come l'abbiamo letto. Vedete che 2 alla terza e 2 alla terza si ripetono. Quindi noi possiamo considerare questa cosa come una divisione tra due potenze che hanno come base 2 elevato alla terza e come esponenti rispettivamente il 5, andiamo a riportarlo in blu, e il 4. Vedete che 2 alla terza tutto elevato alla quinta diviso 2 alla terza tutto elevato alla quarta. Quindi è come se 2 alla terza fosse la base comune. Quindi se noi andiamo a vedere questa come una divisione di base 2 alla terza, possiamo anche scriverla così. Quindi cioè, ve la scrivo qua sotto, quindi come 2 alla terza che è la base comune. E poi, siccome c'è una divisione appunto di potenze con la stessa base che è 2 alla terza, andiamo a sottrarre gli esponenti, quindi alla 5 meno 4. Ovviamente 5 meno 4 fa 1, quindi sarebbe un 2 alla terza tutto elevato alla prima. E a questo punto, che cosa facciamo? Siccome qui c'è una potenza di potenza, andiamo a tenere la base ma a moltiplicare gli esponenti. Ovviamente 3 per 1 farà 3. Quindi otteniamo 2 alla terza, cioè 2 per 2 per 2, cioè 8. Oppure un altro modo di vedere la stessa espressione e farla un po' più velocemente, giocando sulle proprietà delle potenze direttamente, vediamo che comunque c'è una divisione tra potenze e anche tra potenze di potenze, quindi si può giocare con le proprietà delle potenze. Proprietà delle potenze che possiamo applicare in termini di moltiplicazione di potenze, di potenze di potenze, di radici di potenze, ma non con le somme e le differenze. Qui le somme e le differenze non ci sono e quindi non le applichiamo. Che cosa possiamo fare? 2 elevato. Qui c'è una potenza di potenza. Quindi possiamo scrivere 3 per 5. Il diviso lo trasformiamo in un meno, quindi meno, e poi qui giochiamo ancora sugli esponenti perché la base è identica. 3 per 4. 3 per 4. Quindi ovviamente 3 per 5 fa 15, quindi da qui praticamente, cioè da questo passaggio qui, finiremo direttamente in questo passaggio qui, perché vedete che abbiamo 2 elevato alla 3 per 5 che fa 15, meno 3 per 4 che fa 12, 15 meno 12 è 2 alla terza è uguale a 8. Adesso vediamo l'espressione che si trova sotto, che è un pochino più complessa rispetto a quella precedente. La risolveremo prima step e poi in maniera unica. Se siete pronti, partiamo. Allora, vedete che qui abbiamo 3 alla terza tutto alla quarta per 3 alla sesta diviso 3 alla seconda tutto elevato alla terza, quindi tra parentesi, diviso 3 alla terza per 3 alla sesta tutto
elevato alla seconda diviso 3 elevato alla quarta. Non ci sono somme, non ci sono differenze, ci sono solo potenze di base 3, quindi questo è il campo ideale per applicare le proprietà delle potenze. Come facciamo? 3 alla terza, tutto alla quarta, potenza di potenza, si moltiplicano gli esponenti. 3 per 4 fa 12, quindi avremo 3 elevato alla 12. Per prima si risolvono i calcoli dentro le parentesi. 3 alla sesta diviso 3 alla seconda. Quindi si riporta al 3 e si fa la differenza degli esponenti. 6 meno 2 è uguale a 4. Attenzione che poi tutto è elevato alla terza. Diviso 3 alla terza per 3 alla sesta. Quindi è una moltiplicazione di potenza. Quindi riportiamo il 3 che è la base comune. 3 più 6. 3 più 6 fa 9. Quindi è la nona. Tutto elevato alla seconda. Quindi tra parentesi elevato alla seconda. Diviso 3 alla quarta. Vedete che qui adesso basta riportare, quindi abbiamo 3 alla 12 per 3 alla quarta, tutto alla terza, quindi si tiene la base, si moltiplica gli esponenti potenza di potenza, quindi 3 alla dodicesima diviso 3 alla nona, tutto alla seconda, 9 per 2 fa 18, quindi 3 elevato alla diciottesima diviso 3 elevato alla quarta. Vedete che si tratta di una serie di moltiplicazione e divisione tra potenze con la stessa base. Quindi andiamo a tenere la base comune che è 3 e dove c'è il per trasformarlo in un più all'esponente, dove c'è il diviso trasformarlo in un segno meno negativo. Quindi andremo a riportare 3 elevato alla 12, c'è il per quindi lo trasformiamo in un più, più 12, c'è il diviso quindi lo facciamo diventare meno, meno 18, meno perché c'è un diviso 4. Anche qui, insomma, se andiamo a sommare i positivi, 12 più 12 fa 24, quindi come dire 3 alla 24. Se andiamo a sommare i numeri negativi, 18 e 4 fa 22, quindi 19, 20, 21, 22, quindi meno 22. Alla fine ci rimane un 3 alla seconda. 3 alla seconda è come fare 3 per 3, quindi fa 9 e andiamo a scrivere il nostro 9. Come avremmo potuto fare a risolvere questa espressione in maniera molto più veloce, in maniera molto più mirata, applicando direttamente le proprietà delle potenze a tutto il testo iniziale? Avremmo dovuto agire in questo modo, renderci conto che c'era la possibilità di applicare le proprietà delle potenze, e questo ovviamente è il primo step, potenze con la stessa base e ci sono solo potenze di potenze, moltiplicazione di potenze e divisione di potenze, il campo ideale per l'applicazione delle proprietà. Allora che cosa facciamo? Quindi ci riportiamo una sola volta il 3, che è la base comune del nostro testo, e giochiamo esclusivamente sugli esponenti, quindi dove c'è una potenza di potenza facciamo una moltiplicazione, 3 per 4, e lo mettiamo all'esponente. 3 per 4. Dove c'è il simbolo di per lo sostituiamo col più, quindi più. Dove c'è l'aperta tonda apriamo anche noi la tonda, all'esponente, attenzione, aperta la tonda. E poi riportiamo e giochiamo solo sugli esponenti. 6 meno, perché c'è il diviso, 2. Quindi 6 meno 2, chiusa la tonda. Diviso, che diventa un meno, attenzione all'esponente, meno, aperta la tonda perché c'è la tonda. Qui stiamo giocando all'esponente, vi faccio un separatore tra quello che succede e su, se no andiamo a confonderci troppo. Quindi meno, aperta la tonda, 3, il per diventa più, quindi 3 più 6, sempre tutto all'esponente, ragazzi. Alla seconda, quindi chiusa tonda, quel alla seconda diventa una potenza di potenza che noi trasformiamo in un per 2, quindi per 2. E poi il meno, ovviamente il diviso diventa meno e poi meno 4, perché stiamo giocando solo sugli esponenti. So che sono ripetitivo, ma è importante. Adesso, se andiamo a calcolare il valore dell'esponente, vedete che adesso non ci sono dubbi. Nel senso che forse ho dimenticato qualcosa, qui dove c'è 6 meno 2 ho dimenticato il per 3, perché qui c'era una potenza di potenza, quindi era più, aperta la tonda, 6 meno 2, chiusa la tonda e poi per 3, quindi questo qua. Adesso vedete che i calcoli sono praticamente
sono quelli che abbiamo fatto prima, perché se facciamo 3 per 4 fa 12, più 6 meno 2 fa 4, per 3 fa 12, meno 3 più 6 fa 9, e 9 per 2 fa 18, vedete che l'abbiamo fatto prima, meno 4, quindi poi da qui i calcoli diventano semplicemente più veloci. Quello che abbiamo fatto è semplicemente andare subito a lavorare sull'espressione iniziale e in un passaggio applicare una sola volta le proprietà delle potenze, di modo che andavamo a lavorare sull'esponente. Bene, cari amici, questa lezione è finita. Mi raccomando, se state preparando l'esame di matematica, andate sul sito andrealmatematico.it. Se volete il vostro video personalizzato, scrivetemi una mail con l'esercizio che intendete e ci mettiamo d'accordo, nel senso che magari con un prezzo equo, 5-10 euro, cerchiamo di fare il vostro video personalizzato con assolutamente la vostra dedica. E come sempre, per chi sta studiando economia, vi invito a scoprire i corsi sul sito di Matematica Finanziaria, Finanza e Statistica. Bene, cari amici, ci vediamo alla prossima lezione. Ciao a tutti dal vostro Andrea, il matematico.